Olle, forse un po' più di qua. Ecco qua. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti su InSport. Oggi, come al solito, sto facendo prove mensili, quindi gennaio era da quella parte, febbraio sto provando a registrare da quest'altra parte con dei pannelli ricavati dai cuscini del... Si è mossa la telecamera, vabbè, pazienza. Olle. Con dei pannelli ricavati dai cuscini del divano, stiamo riempiendo casa piano piano. Insomma, però la voglia di registrare c'è, la voglia di portare i contenuti c'è. E buonanotte, come al solito, sono con la mia bella tutina, con la maglietta degli Avengers, dei ventilatori, dei ventimattoni, dei radiatori. Insomma, oggi parliamo di un argomento importante che è quello della programmazione. Perché è importante programmare? Beh, ragazzi, perché è importante programmare? Partendo dal fatto che un anno, di un allenamento, parlando della pesistica e non parlando degli sport di squadra o quant'altro, perché sarebbe ancora più lunga la questione, parlando della pesistica, bisogna, in una gara, per esempio, sollevamento peso e quant'altro, bisogna programmare, non dico tanto, tanto tempo, però bisogna programmare tanto tempo prima, intendo, ma bisogna programmare un anno di allenamento e vedere le gare a cui si vuole partecipare. Di solito la programmazione viene eseguita con un adattamento anatomico, perché comunque si passa da un periodo all'estate di solito, no? Si considera l'estate come un periodo di stacco, di fermo, a meno che di solito le gare sono all'inizio dell'estate, poi ad agosto c'è qualcosa, ad agosto ci sono altre competizioni, ma di base l'estate sai, la movida, quello e quell'altro, magari ti fai un po' più tardi, mangi un po' più sporco, il gelato e quant'altro, a meno che non c'è delle competizioni super importanti, tipo a settembre, vabbè, ma quelle tipo bodybuilding e quant'altro, vabbè, lasciamo stare. Comunque di solito in ogni periodo che si vuole prendere in considerazione, da dove si parte, insomma, si considera sempre un periodo adattamento anatomico, che può variare dall'una alle 2 settimane. A seconda del soggetto e soprattutto a seconda del tipo di sport che facciamo, a seconda del periodo di quanto siamo stati fermi e quant'altro, periodo anatomico, dopodiché si inizia a fare praticamente dei test per vedere la potenza, la forza esplosiva e tutte queste componenti e poi si inizia a periodizzare. A fare praticamente una periodizzazione. Di solito c'è una parte dedicata alla potenza, una parte dedicata alla ipertrofia nel caso della pesistica e poi c'è una parte dedicata alla forza, ipertrofia e poi alla potenza, dove praticamente vengono scalati leggermente i carichi e si cerca di aumentare tanto la velocità. A seconda poi di quello che si va a fare, si può modulare e si possono modulare questi periodi in più periodi di forza, più di ipertrofia, più di potenza, a seconda. E dopo, alla fine, si crea, dopo questi tipi di cicli, si creano dei piccoli periodi di tapering o di recupero. Perché? Perché si deve fare la periodizzazione? Perché c'è il tapering? Perché non si può spingere sempre? Beh, ragazzi, il motivo è presto detto. Voi pensate ad una macchina, ed è quello che è il paragone che faccio sempre, che appena l'accendete, vi mettete sulla strada e iniziate a correre. Iniziate a correre. Iniziate praticamente ad andare tipo a 200, 220, 230. Sempre sulla strada perennemente diritta e questa macchina va, arriva a un certo punto che la macchina si surriscalda, le gomme possono scoppiare, avete problemi a girare, al cambio, avete problemi ovunque. La stessa cosa, paragonata però, è nell'attività fisica, nella palestra, ok? Se io mi metto per esempio a fare squat al 95% del mio potenziale, anzi al 90%, ne faccio 3 ripetizioni. 90% la prima settimana, seconda, terza, quarta, diciottesima, ventesima, trentesima. Arriva un certo punto in cui il mio fisico non ce la fa più. Questa stanchezza, che può essere a livello nervoso, può essere a livello muscolare, può essere tanti tipi di stanchezza, e le articolazioni si possono danneggiare e quant'altro, e si può appunto manifestare in diverse, prima o dopo, in diverse situazioni, ma soprattutto arriverà comunque. Perché il fisico non è fatto per andare sempre al 100%. La periodizzazione, soprattutto se si devono affrontare delle gare, è fondamentale affinché noi in quella competizione arriviamo al massimo punto, ok?
ok, al punto di picco, va bene? Come si raggiunge questo punto di picco? Con la periodizzazione che vi ho detto prima. Si farà un periodo prettamente di forza, dove si svilupperanno appunto principalmente tutti gli allenamenti di forza. Nella pesistica si possono fare dei cicli, ci sono veramente innumerevoli cicli che si possono fare. Dopodiché si può fare un periodo di recupero o una o due settimane dedicata all'ipertrofia per cambiare substrato energetico, per cambiare stimolo, per cambiare anche a livello mentale, ti dà un input diverso. Dopodiché si può fare tipo un periodo di scarico di una o due settimane, di solito questo è consigliata una settimana, e si può ricominciare di nuovo con per esempio della potenza, degli allenamenti di potenza e così via. E poi, prima della competizione, prima della gara e quant'altro, si farà un periodo di scarico. I test vanno inseriti periodicamente, e di questo ho già preparato un video che ho già mandato, è già caricato, arriverà. I test che possono essere di qualsiasi test massimale, salto in lungo, salto in alto, sergent test, VAM, i test della mobilità articolare, possono essere da qualunque, ok? Vanno inseriti periodicamente dentro questo programma e non ogni settimana come ho visto fare. Ogni settimana test. Ma test di cosa? Test di cosa? Che cosa stiamo andando a testare? Ok? Non puoi testare ogni settimana un ragazzo. Ok? Anche perché il test richiede energia. Tu l'allenamento, se tu un allenamento non lo salti solo per fare i test, perché quel ragazzo deve avere il 100%, quell'allenamento è perso. Su 5 giorni che ti alleni, uno già l'hai perso e ti devi allenare 4 volte. Oppure lo devi recuperare il sabato e la domenica soltanto di recupero per poi andare a fare i test. Cioè, non è cosa. I cicli, naturalmente, questa ciclizzazione, questa periodizzazione può essere fatta o con macrociclo, appunto nel annuale, o mesociclo, che richiede praticamente qualche mese, e di solito questo mesociclo è quello che viene fatto per esempio nelle squadre di calcio, comunque negli sport di squadra, no? Si programma da settembre fino a poi secondo quando inizia il campionato, comunque da settembre. Io già a football americano programmavamo da settembre fino a gennaio, perché il nostro campionato comincia a febbraio, ok? Ma in base alle squadre poi giustamente si programmano dalle 8 alle 12 settimane di programmazione in questo mesociclo, oppure addirittura si può fare dei piccoli microcicli. Queste settimane praticamente giornalmente appunto vengono dati questi cicli per una settimana, e durante la settimana si possono allenare diversi distretti, diverse componenti. Certo, io lo consiglio questo qua se non bisogna arrivare ad un determinato obiettivo, cioè nel senso, io mi sto allenando per una settimana, 10 giorni, 20 giorni, soltanto di potenza, io l'allenamento di forza lo posso inserire magari una o due volte a settimana, ma nella potenza io non andrò mai a mettere ipertrofia o resistenza, perché a me servono praticamente 60% del massimale, mi servono 3-6 ripetizioni, massima erogazione di velocità. Ok? Che io metto la resistenza dove l'input a livello l'intensità è più bassa e quant'altro, non me ne faccio neanche. Per questo, capire bene anche quando si vogliono fare le programmazioni settimanali cosa si vuole andare ad allenare e che esercizi inserire. Ok? È per questo che si programma, per avere praticamente un quadro completo della settimana, un quadro completo del mese, un quadro completo dell'anno, della stagione. Ok? Poi durante il campionato per esempio viene in mente quello di calcio, di football, tennis, di pallavolo, basket e quant'altro, ok, rugby, una volta che si arriva al picco massimo, la prima partita bisognerebbe, tra virgolette, avere il massimo picco di forza, o se non proprio la prima, nelle prime due o tre bisogna raggiungerla, ok? Anche se già sei in ritardo, vabbè, ma lasciamo stare. E, durante il periodo di campionato bisogna mantenere quei risultati. Come? Semplicissimo, a seconda delle sedute settimanali bisogna collocare un periodo, che una piccola parte che sia di scarico pre e post gara, una parte che sia di rifinitura tecnica, una parte che sia di potenziamento cardiocircolatorio, un potenziamento di velocità e di potenza e di forza pura. E quindi ragazzi, vedete che la programmazione è molto più complessa di quello che può sembrare, ok? E ripeto, abbiamo parlato un pochettino in maniera generica, ma ogni sport ha delle caratteristiche
particolari che richiedono allenamento particolare in determinati tipi di determinati mesi, ok? E quindi tipo noi il picco massimo di solito a football lo raggiungevamo verso metà gennaio, metà febbraio. Le squadre di calcio a metà gennaio, metà febbraio, chi ha fatto una preparazione atletica non aveva, cioè aveva un buon picco di forma, ma non era proprio al picco massimo perché magari veniva da due partite settimanali. Ok, noi il picco per esempio durante il campionato l'avevamo verso aprile-maggio, le squadre di calcio verso aprile-maggio avevano di solito una cosiddetta calata, cioè nel senso il declino, perché naturalmente si avvicinava verso giugno la fine del campionato ed erano stanche e quant'altro. Quindi vedete che a livello fisico ogni sport richiede le componenti diverse, ogni sport richiede la programmazione diversa. Ok, è importantissimo programmare perché bisogna dare il tempo al fisico di adattarsi ad un allenamento e a modificare la propria forza, a modificare i propri substrati energetici, a migliorare il proprio metabolismo, a recuperare, a ricostruire quindi le fibre muscolari, non danneggiare le articolazioni. A livello nervoso deve recuperare perché gli esercizi di allenamento di potenza stancano a livello soprattutto a livello del sistema nervoso. Perché? Perché sono grandi impulsi che vengono dati, poi di questo ne possiamo parlare tranquillamente in un altro video, però sarà molto più dettagliato, è molto più complesso e di conseguenza ragazzi a livello metabolico cambia, insomma ragazzi a livello anche dell'esercizio, un esercizio multiarticolare rispetto a una macchina isotonica, rispetto a un monoarticolare, rispetto ad un esercizio molto più complesso, esercizi di core stability. Quindi ragazzi la programmazione è importante perché a livello fisiologico noi siamo complessi. Quindi la programmazione a sua volta deve essere complessa, deve essere ben organizzata, deve essere ben ponderata. E ricordate una cosa, se una squadra di calcio, di basket, quello che sia, football, rugby, pallanuoto, degli atleti individuali per l'MMA, per kickboxing, per quello che volete, sbagliano la preparazione atletica, quella squadra, quell'atleta, si sarà fottuto, o fottuta, dipende se è la squadra, totalmente il campionato o la gara. Perché sbagliare la preparazione atletica vuol dire mandare all'aceto, mandare dall'altra, cioè a bruciarsi 12 settimane all'anno. Ok? 12. Possono essere di più, di meno, ma comunque vuol dire non aver raggiunto degli obiettivi importantissimi in quella parte di anno, in quel periodo storico annuale, ok? E se tu non li raggiungi non sarai mai in grado di affrontare un campionato, ok? Naturalmente a questo c'è da aggiungere la psiche, a questo c'è da aggiungere il mental coaching, a questo c'è da aggiungere ogni partita è diversa, a questo c'è da aggiungere la componente del sonno, dell'acqua, dei carboidrati, dell'alimentazione. Se sono sport di squadra c'è da aggiungere anche la parte del terreno, c'è da aggiungere tanta altra roba, però a livello fisiologico parlo, non saranno mai in grado di affrontare 90 minuti di corsa, 80 minuti di partita, ok? O 3 ore di partita come nel football, non saranno mai in grado di affrontarlo. Ok? Ragazzi, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto anche questo piccolo approfondimento. Ripeto, sto facendo tante prove per vedere se gli angoli vanno bene con dei pannelli un po' ricavati così. Se vedete, non so se si inquadra, però là c'è una cassettiera che sto finendo di montare, insomma siamo un po' messi male, ma spero che i contenuti vi stiano piacendo. Ad ogni modo fatemi sapere che tipo di sport fate, che tipo di allenamento fate, la programmazione, lasciatelo nei commenti oppure scrivetemi in direct su Instagram o Facebook in.sport.fit. Seguiteci, a mano sotto, buon allenamento da InSport. Ciao!